Ora, buonasera Assessore, siamo qui per questa garanzia giovani, per dare cioè che cosa ai nostri giovani? Garanzia Giovani va nella direzione di dare una risposta a tutti i giovani che dai 15 ai 29 anni né studiano né lavorano e va nella direzione di inserimento lavorativo, ci sono una serie di azioni, di opportunità, abbiamo stanziato 111 milioni di euro, siamo operativi dal 2 di aprile. Ad oggi le imprese che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere un giovane di Garanzia Giovani sono 4.132, un numero notevole, i giovani che si sono iscritti sono circa 28.000, tirocini, assunzioni, apprendistato, servizio civile, autoimpiego, queste sono alcune misure che sono finanziate da Garanzia Giovani, ma la novità più importante di questa azione è che le imprese che vogliono assumere o assumeranno un giovane che è iscritto nel sistema informatico di Garanzia Giovani avranno la possibilità di cumulare il Job Act, cioè la defiscalizzazione degli oneri sociali per 3 anni, più con un bonus occupazionale che è una misura di Garanzia Giovani che abbatte del 50% l'intero costo del lavoro, quindi un'opportunità importante per le imprese e anche per i giovani perché potranno incontrare il lavoro e potranno dare una possibilità di svolta alla loro vita. E nella passata gestione regionale ha denunciato spesso lo sperpero, il non utilizzo dei fondi che stanziati. Finalmente siamo ad un'inversione quindi di tendenza? Stiamo cercando di invertire la tendenza, ma l'eredità è pesante. 997 milioni di euro della vecchia programmazione 2007-2013 rischiano di essere disimpegnate entro il 31/12/2015, entro quest'anno. Stiamo facendo tutti gli sforzi per impedire che queste risorse ritornino in Europa. Ci stiamo impegnando anche a programmare la nuova programmazione europea e l'obiettivo che ci siamo dati è di spendere tutte le risorse 2014-2020 ancora prima della scadenza. Stiamo mettendo in campo una serie di misure che ci permetterà di fare in modo di arrivare a molto prima della scadenza del 2020 a impegnare e a spendere bene tutte le risorse comunitarie. E al candidato sindaco Mimmo Lopolito che augurio facciamo? Ma io credo che Lopolito è un'opportunità per Castrovilla e per il Pollino. Avere un sindaco come Lopolito per Castrovillari e per il Pollino può essere un'opportunità, anche perché oggi potrà avere un rapporto privilegiato con il governo regionale. Noi su quest'area vogliamo puntare, avere un punto di riferimento certo del sindaco della più importante città del Pollino può significare fare sinergie e creare lavoro e occupazione. Per Castrovillari in rete, Angela Miceli.